Oggi l'ossigeno che respiriamo compone per il 21% l'atmosfera terrestre. In passato non era lo stesso e quando i primi organismi fotosintetici cominciarono ad immettere una grande quantità di questo gas negli oceani e nell'atmosfera, portarono alla cosiddetta catastrofe dell'ossigeno. 2,5 miliardi di anni fa, questa catastrofe causata dal rilascio di grandi quantità di ossigeno nell'atmosfera da parte dei cianobatteri ripulì gli oceani dal ferro, fissandolo nelle rocce sotto forma di ossido di ferro e donando agli oceani il colore azzurro che hanno oggi. Questo aumento nei livelli di ossigeno portò ad una drammatica estinzione di quasi tutte le forme di vita che non respiravano questo gas, causando una delle più grandi estinzioni di massa nell'intera storia del pianeta. 2,4 miliardi di anni fa, gli alti livelli di ossigeno nell'atmosfera portarono alla grande glaciazione uroniana. Circa 2,1 miliardi di anni fa, si ebbe la fine delle intense glaciazioni uroniane, favorendo 100 milioni di anni dopo la comparsa dei primi eucarioti. Nello stesso periodo cominciò la formazione del supercontinente Columbia, dando il via a grandi processi orogenetici e la formazione di grandi catene montuose. 2 miliardi e 23 milioni di anni fa si ha anche la più grande testimonianza di un impatto meteorico sulla superficie terrestre, con il cratere Vredefort in Sudafrica. 2 miliardi di anni fa si ha la comparsa dei primi eucarioti e i primi presunti organismi pluricellulari. Quello che rimane di questi presunti organismi pluricellulari sono stati ritrovati in Gabon, in Africa centrale, con strane strutture simili a cunicoli che si sono fossilizzati lasciando intendere che alcuni organismi eucariotici abbiano cominciato a formare organismi più complessi e dotati addirittura di sistemi di movimento già in quel periodo. Ad 1 miliardo e 850 milioni di anni fa risale il secondo cratere da impatto meteorico più antico, quello di Sudbury Basin in Canada. 1,8 miliardi di anni fa si ha la completa formazione del supercontinente Columbia. 1,6 miliardi di anni fa si ha la più antica testimonianza di piante pluricellulari. I resti di questa alga rossa sono stati ritrovati in India centrale. 100 milioni di anni più tardi, il supercontinente Columbia andrà frammentandosi. A causa del minore irraggiamento solare, 1,4 miliardi di anni fa, la Terra, per poter avere la stessa temperatura odierna e poter sostenere la vita, possedeva nell'atmosfera una quantità di gas serra come l'anidride carbonica dalle 10 alle 200 volte più alta rispetto ad oggi. All'epoca il giorno sulla Terra durava molto meno e la Luna era ad una distanza minore. Infatti è stato calcolato che all'epoca un giorno durasse soltanto 18 ore e 42 minuti e che la Luna si trovava a 341.000 km di distanza, la quale oggi si trova a 385.000 km. 1,3 miliardi di anni fa si ha la formazione del terzo grande supercontinente della storia, Rodinia, che possedeva al suo interno la maggior parte delle terre emerse. La formazione di Rodinia portò anche all'orogenesi di Granville, la più antica orogenesi di cui si ha testimonianza. I resti di queste antiche catene montuose si trovano in Canada, nel Labrador, in Messico e nella Scozia settentrionale in Gran Bretagna. 1,1 miliardi di anni fa si ha la formazione definitiva della Rodinia. Ad 1 miliardo di anni fa risale la comparsa delle prime alghe verdi e dei primi acritarchi, microorganismi pluricellulari molto antichi, dotati di pareti biologiche non più fatte di minerali e la presunta colonizzazione delle terre emerse da parte dei funghi. 900 milioni di anni fa si pensa siano comparsi i primi animali. 770 milioni di anni fa hanno inizio le grandi glaciazioni globali, la Stuartiana e quella di Varanger, portando alla Terra a palla di neve. Queste immense glaciazioni portarono i ghiacciai ad espandersi fino all'equatore, rendendo il pianeta una vera e propria palla di neve. 750 milioni di anni fa ha inizio la frammentazione della Rodinia. A 700 milioni di anni fa circa si fa risalire la comparsa dei primi animali vermiformi ritrovati in Cina e la presunta colonizzazione delle terre emerse da parte delle prime piante molto semplici. 656 milioni di anni fa si ha la presunta comparsa dei primi animali bilateri dotati cioè di due metà del corpo speculari e simmetriche. 650 milioni di anni fa le grandi glaciazioni globali iniziarono a cessare fino a fermarsi completamente all'inizio del periodo Ediacarano, 635 milioni di anni fa. Nell'Ediacarano, 600 milioni di anni fa, si ebbe la formazione del supercontinente Pannotia e le prime certe testimonianze della vita pluricellulare come piante e primi animali a corpo molle.
Fino ad ora di questo particolare periodo antecedente all'esplosione cambriana si ha una discreta documentazione fossile, nonostante le forme presenti siano a corpo molle e quindi dalla difficile fossilizzazione. Dai fossili ritrovati si è potuto studiare l'ecosistema e la biodiversità in questo particolare periodo geologico. Questo ecosistema era composto da forme arcaiche di animali dalla simmetria bilaterale, ma anche da altri dalla incerta collocazione sistematica, che alcuni scienziati hanno posto in un regno separato sia da quello degli animali che dei vegetali, che ora è conosciuto come un filo ma all'interno del regno animale chiamato Vendozoa. Uno di questi, Dickinsonia, l'animale dotato di simmetria bilaterale più antico, che visse 600 milioni di anni fa, simile ad un mollusco dal corpo appiattito, era dotato di segmentazione. Un organismo simile a Dickinsonia era Phyllozoon, che però possedeva un corpo molto più allungato, visse 550 milioni di anni fa, e non si capisce ancora a cosa servissero le strane segmentature simili a camere piene di liquido. Secondo alcuni studiosi, servivano per contenere microrganismi fotosintetici in simbiosi con l'animale, che lo aiutava a nutrirsi utilizzando la luce solare. Appartenente forse a questo biota sono le impronte fossili risalenti a 550 milioni di anni fa, che testimoniano l'esistenza di un animale, forse un artropode, dotato di zampe già in quel periodo. Un altro di questi enigmatici organismi pluricellulari era la Charnia, vissuta 560 milioni di anni fa, i cui resti fossili sono stati ritrovati in tutto il mondo. Possedeva un corpo simile ad una foglia e si comportava forse come le odierne spugne, rimanendo ancorata al fondo e catturando le particelle organiche portate dalla corrente. Un altro strano animale simile alla Charnia, che visse 550 milioni di anni fa, la Bommachellia, aveva una struttura analoga, ma più grande, dotata di una base appiattita e una struttura conica che sorreggeva strutture simili a foglie. Si è ipotizzato che animali come la Charnia siano soltanto le strutture a foglia perse dalla Bommachellia, che perciò non rappresenterebbero un vero taxon. Altre forme ancora, come Ciclomedusa, vissuto 550 milioni di anni fa, che all'inizio fu scambiata per un tipo di medusa, o come l'enigmatica Sprigina, vissuta nello stesso periodo, che secondo alcuni scienziati potrebbe rappresentare un antenato degli artropodi, tra cui i trilobiti del Cambriano. Altro probabile precursore delle faune successive che andranno a comparire nel Cambriano fu la Chimberella, dotata di un corpo piatto e munito di una specie di proboscide, che serviva probabilmente a raccogliere le particelle organiche dal fondo marino. Si pensa che questo genere sia il precursore dei molluschi come i bivalvi, dato le strutture analoghe. Un ultimo strano animale, precursore o affine forse agli echinodermi successivi, era Arcarua, vissuta 550 milioni di anni fa nei mari che ricoprivano allora l'Australia. Questa enigmatica fauna antecedente al Cambriano rimane ancora un mistero, ma sappiamo che probabilmente da essa ebbero origine i gruppi che andranno ad esplodere in una grande diversità milioni di anni dopo, all'inizio del Fanerozoico. Intanto, 550 milioni di anni fa, si era già frammentata la Pannotia, e pochi milioni di anni dopo, 542 milioni di anni fa, ebbe inizio l'era fanerozoica, con la comparsa di innumerevoli specie animali. In questo capitolo della vita abbiamo assistito alla grande catastrofe dell'ossigeno, che portò all'estinzione la maggior parte dei microrganismi anossici. Questo stesso aumento dell'ossigeno potrebbe però aver permesso l'evoluzione di organismi più complessi, che 600 milioni di anni fa portò alla comparsa del biota vendiano, con le prime forme di animali semplici. Nel prossimo capitolo della vita, gli animali sviluppatisi alla fine di questo periodo daranno origine ad una grande esplosione di forme, che vedrà l'inizio dell'eterna lotta tra preda e predatore. Se volete, seguiteci anche su Facebook ed Instagram. I link sono in descrizione. Ricordati di mettere mi piace se ti è piaciuto il video e di iscriverti per sostenere il canale. Un saluto da Uzi Studios e alla prossima!